Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 233. Quale porta si aprirà per me entro la fine dell'estate? Lo andremo a chiedere alle nostre tre varianti per sapere qual è quell'evento, quella persona, quell'avventura, quel momento che caratterizzerà questa estate. Estate che tarda ad arrivare, almeno climaticamente, mentre a livello astronomico è vicinissima, il solstizio ormai è alle porte. Andremo appunto a chiederlo alle nostre tre varianti con un mazzo che hai già visto durante la live di mercoledì scorso, un mazzo importante, molto conosciuto, l'Oracolo delle Porte, e poi andremo ad approfondire con un altro mazzo che debutta oggi, il Samiramai Tarot, tarocco molto bello, anche questo giustamente famosissimo ed estremamente forte a livello energetico, veramente molto 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 bello. Bene, lo andremo a chiedere appunto alle nostre tre varianti che ti vado a presentare quale porta si aprirà per me entro la fine dell'estate. La prima variante sarà l'ossidiana rossa, la seconda variante sarà la ruby fucsite, la terza variante infine sarà l'opalite. Devo anche dirti che almeno in due varianti il libero arbitrio ha una larga fetta di decisione, un largo margine di decisione sugli eventi. Beh, staremo a vedere, magari mi scriverai nei commenti che cosa pensi della variante che hai scelto. Prima di passare appunto alle nostre tre varianti, voglio ricordarti che Cronos non si ferma nemmeno d'estate, anzi, quest'estate sarà all'insegna di un nuovo corso dedicato ai 22 arcani che inizierà a luglio e si concluderà a settembre con la dovuta pausa estiva. Se sei interessato o interessata, vuoi saperne di più, puoi contattarmi al numero 388-577-6772. Bene, possiamo passare alle nostre tre varianti, anche perché Pico mi sembra un po' stanco dei bloopers che vedrai poi in fondo al video. Ovviamente, però, prima sigla! Variante dell'ossidiana rossa. Iniziamo con il nuovo oracolo della Lucerna di Cronos, l'oracolo delle porte, per andare a chiedere quale porta si aprirà per te entro la fine dell'estate. Per te che hai scelto la variante dell'ossidiana rossa, quale porta si aprirà per te entro la fine dell'estate del 2023? Così ci facciamo anche la rima. Andiamo a vedere un pochino per te che hai scelto la variante dell'ossidiana rossa. La porta di casa. La porta di casa è un ottimo presagio, dice il manualetto, indica la tranquillità familiare, il raggiungimento dell'armonia, della stabilità, anche la risoluzione di un problema che magari ora ti assilla e quindi anche la completa soddisfazione intorno a questo problema. Si tratta certamente di una delle migliori carte del mazzo oracolare, ci dice il manualetto. A seconda della domanda, il significato può essere declinato in maniera differente, ma senza mai perdere la positività. Se per esempio la domanda riguarda il lavoro, probabilmente si prospetta per te un contratto di lavoro fisso o magari più stabilità a livello lavorativo o l'accettazione di una proposta o la fine di un periodo travagliato. La carta può anche indicare l'acquisto di una casa o perfino l'arrivo di una proposta di matrimonio. Simboleggia infatti anche l'armonia e la stabilità, quindi se la domanda riguarda l'amore,
prospetta per il consultante un periodo molto felice in seno ad una coppia, anche una coppia che deve nascere, secondo me, quindi l'arrivo anche di qualcuno che porta stabilità. Se la domanda è specifica, addirittura la carta può annunciare una prossima maternità. Direi che è una carta quindi di stabilità, di abbondanza e soprattutto di serenità. Bene, non potevamo iniziare nel modo migliore con la porta di casa. Andiamo a vedere i dettagli con il mazzo che esordisce oggi in questo interattivo. Il Samirami Tarot, un tarocco meraviglioso che è parte appunto dei 5 nuovi acquisti della Lucerna che sono stati poi presentati in questa settimana nella live e nei vari post che ho messo. Per te che hai scelto la variante dell'ossidiana rossa, andiamo a vedere quindi in dettaglio che cosa comporterà l'apertura di questa porta di casa per questa estate 2023. Sembra molto bella come prospettiva, eh? Direi che abbiamo aperto veramente col botto. Ok. Il 5 di spade si contrappone un pochino a quella che è la porta della famiglia, come abbiamo visto, però in realtà non dobbiamo sempre vedere le carte del 5 di spade o del 7, ci metto anche quella come carte completamente negative. In realtà un piccolo spiraglio di speranza c'è. Certo, bisogna un pochino scendere a patti quando escono queste carte, ovvero in particolare la carta del 5 di spade, la carta del 7 riguarda la resistenza che dobbiamo mettere nei nostri progetti, riguarda la determinazione, riguarda la testardaggine anche e forse anche riguarda quella particolare scelta che forse potrebbe lasciare scontento qualcuno, potrebbe magari essere un qualche tipo di passaggio che dalle persone attorno a noi potrebbe essere definito forse anche con criticità, quindi magari il classico voglio andare a vivere da solo, da sola, ma che ci vai a fare? Ma le spese sono tante, ma come ti mantieni? Insomma, potrebbe essere un qualcosa che finisce bene, ma forse inizia in un momento tormentato oppure un distacco forzato, per dire un contratto di lavoro che scade, un affitto che scade, uno non sa dove poter magari orientare i propri sforzi, ma in realtà con questa carta della porta di famiglia ti dice: guarda, stai sereno, stai serena, che comunque riuscirai ad avere quella che è poi una completa soddisfazione. Quindi pur se qua si parte da una situazione un pochino di incertezze o di paure o di anche instabilità, comunque poi il risultato in positivo è garantito, eh? Bene, questo mi fa molto piacere. Il 6 di bastoni, vedi che il risultato è garantito. Il 6 di bastoni è una carta di rivalsa, rivincita, riconquista anche. La forza, guardate che meraviglia che sono queste carte. Anche la forza è una carta, soprattutto qualora si trattasse di termini contrattuali o legali. Qua c'è un completo, anche diciamo, come si dice, non mi viene, ribaltamento, ecco, ribaltamento di una situazione che magari ci portava parecchia insicurezza, eh? È il 6 di coppe, il rilascio di una situazione critica o di una situazione per la quale comunque abbiamo provato magari anche un po' di dispiacere e l'avviarsi alla ricerca del piacere. Come ti ho detto all'inizio, qua sicuramente, anche perché hai due 6, quindi la capacità di riuscire
a scendere un po' a compromessi, secondo me neanche con le persone attorno a te, quanto proprio con il destino, che forse qui con questo 5 di spade potrebbe apparire un po' capriccioso, ecco. La capacità appunto di riuscire a giocarsela bene fino in fondo, ecco, mi viene da dire, per riuscire poi appunto a voltare a proprio favore una situazione in particolare, soprattutto, ripeto, se legata all'ambiente della ricerca di un'abitazione, dell'allontanarsi da un'abitazione, dell'avviare una propria dimensione lavorativa oppure del cercare lavoro. Qui mi ci sta benissimo la situazione critica di chi magari non si trova bene sul lavoro ed è molto incerto, incerta su quelli che saranno i passi futuri. Ecco, qua mi dice prima della fine dell'estate probabilmente l'occasione buona, di cui arriva proprio come colpo di fortuna, se proprio, cioè, allora, se si tratta di una strategia legale o magari anche del discorso di voler cercare lavoro, certo, c'è il lavoro dell'avvocato oppure c'è l'invio di curricula, ok, ci sto, però la risoluzione arriva in un batter d'occhio, secondo me, anche con questa forza, che poi è anche la carta volendo di comunicazioni da distanze, quindi anche da distanze mentali, 7 di bastoni. Ma secondo me qua veramente ci sta un discorso di, mi si avvicina sempre più a un discorso legale, o anche di divorzio, di divorzio inteso dal matrimonio come dalla coppia, eh? Qui è come se tu volessi ritrovare un'armonia che ritieni un po' soffocata da quello che è il mondo attorno a te. Infatti vedi la ruota, quindi c'è proprio un voltare pagina alla luce di un trionfo che io credo, con un 6 di coppe e un 6 di bastoni, forse non ti dà, vedi, lo stavo dicendo, non ti dà neanche la percezione di che cosa è successo. Io credo che qui sia tutto molto veloce, che qui sia un trionfo estremamente veloce, un qualcosa che somma un po' tutto il frutto dei tuoi sforzi, delle tue richieste anche all'universo, ti dia la possibilità di fare un passo importante per te, ma è come se tu non lo percepissi, è come se tu dicessi va bene, ok, è successo, devo andare avanti, devo fare, devo fare, devo fare. Quindi forse quello che ti dicono è cerca un pochino più anche l'armonia, dovresti forse imparare da questo, soprattutto un 6 di bastoni che è una carta di successo e anche di invidia. Come dice un mio buon amico, le due cose sono l'una allo specchio dell'altra, il successo porta sempre invidie. Quindi fai attenzione qua, perché secondo me qua c'è proprio un discorso di dire ok, ti è concesso cambiare radicalmente una situazione, soprattutto io ci vedo il lavoro, le questioni legali o il rompere con una coppia, perché qui ci potrei vedere l'andare alla ricerca di un qualcuno che ci completa in maniera migliore, ma sarebbe un qualcuno del passato, perché un 10 di bastoni è una carta anche di mancato taglio con quelle che sono le situazioni precedenti. L'amore ce lo vedo un pochino meno, a dirti la verità. Però, visto che comunque il manualetto qua ci faceva riferimento, io ti potrei anche dire, se stai chiedendo per l'amore, che qui potrebbe esserci il riallacciare i rapporti con un qualcuno di mai completamente sopito o sopita dentro di te, e quindi anche magari con un pochino anche di fatica il portare avanti un discorso di ritrovarsi. Ok, ci sta. Però principalmente partendo da una base di 5 di spade, 6 di bastoni, 7 di bastoni, ci vedo il lavoro, ci vedo le cause legali, ci vedo l'entrata di denaro anche volendo, perché poi la forza comunque è una vittoria, non solo, non è una vincita, però è una vittoria non solo legale ma anche burocratica. Quindi si attendi mutui, si attendi benefici, si attendi risarcimenti. Ecco qua, lo vedo arrivare, lo vedo arrivare. È che sembra che poi dentro di te in realtà lo step non venga fatto, un pochino come se tu avessi anche durato talmente tanta fatica per riuscire ad arrivare a questo punto, che sì, ok, dici vabbè, è successo, lo archivio, lo metto lì, vado oltre. Quindi forse quello che ti stanno dicendo, impara un pochino da quella che è questa lezione del momento, che ti,
spreme, ti porta veramente tante, se ti ritrovi ovviamente nella variante, tante energie ti porta a mettere in gioco, e queste potrebbero essere controproducenti, perché magari ho fatto l'esempio prima del lavoro, qui c'è la persona che magari è sul lavoro, sta male, invece di proiettarsi nella ricerca di un nuovo lavoro, si proietta nel buttare rancore addosso all'attuale situazione. No, l'attuale situazione te la devi già scrollare energeticamente, devi andare già alla ricerca di un'altra. Comunque, la vittoria qui più sul fato che sulle persone, eh? Qui secondo me, se ci sono cause legali, come ti ho detto prima, aziende da cui si vuole andare via, situazioni di coppia che si vogliono rompere in favore di un ritorno al passato, ecco qui. Sì, ok, rompi, però poi non vai a ammazzolare moralmente la parte precedente, rilasci proprio, come se tu rilasciassi qua. Ed è secondo me anche l'atteggiamento più sano, perché poi il 6 di coppe è una carta di ricerca di piacere, quindi fondamentalmente è una carta che ti dice: guarda, quello che ti viene dato, cerca di godertelo invece di andare a pensare: hai visto, ho preso la rivalsa sull'ex, hai visto, ho preso la rivalsa sull'ex datore di lavoro, hai visto, ho preso la vittoria in tribunale. No, lascia andare, lascia cadere, non preoccuparti. Comunque, ecco, qui l'improvviso colpo di fortuna porta armonia, porta sicuramente anche l'appoggio delle persone attorno a noi che prima erano nettamente contrarie, qui erano nettamente contrarie, lo si vede benissimo da un 5 di spade, ma soprattutto ti ripeto, più che portare una vittoria su una o più persone che magari appunto ti sono un pochino avverse ora, qua porta un senso di rivalsa sul fato. La forza è una carta, ti ripeto, di imposizione della propria volontà, vittoria. Anche primeggiare nei rapporti sociali, non primeggiare con la forza, ma il mettersi in luce, quindi avere il vigore per mettersi in luce su una ruota, carta di destino, cambiamento, evoluzione, accrescimento di possibilità. E la forza è anche carta di accordo, di contratto, un po' il compromesso che questi due sei ti dicono. Ecco perché ci vedo più il lavoro, le finanze o la causa legale qua. E questa alla fine è il rilascio con la ricerca del piacere, pur se con un senso magari di, non ti dico frustrazione perché non mi sembra la parola giusta, però inquietudine, forse insofferenza per quello che si è lasciato indietro. Il consiglio è di lasciare comunque alla fine questa situazione che vai a chiudere questa estate, entro la fine di questa estate, eh? Perché comunque un 7 di bastoni è una carta che usa un po' gli stessi concetti della forza, però li estremizza, laddove la forza è una carta di equilibrio. Pur se nell'ostentazione del vigore della decisione, il 7 di bastoni è una carta che va a parlare della sola ostentazione di vigore e forza, che per carità è utile, soprattutto in situazioni dove magari ci sono persone che ci fanno un po' di anche mobbing, per esempio, sul lavoro. Ok, è utilissima, però ti lascia un pochino in uno stato di allerta costante che forse non ti fa bene. Ecco qua, lo vai a chiudere per fortuna questo periodo e ti ripeto, già che ci sei, fai un po' anche di pulizia delle tue energie nei confronti del mondo. Vedi di non diventare misantropo, misantropa o Omicronos, se no sono cazzi amari. Però alla fine ce la puoi fare, eh? Un 10 di bastoni è comunque anche la carta di chi questa volontà la fa perdurare nonostante tutte le beffe, tutti gli scherzi, tutte un po' quelle che sono le situazioni capricciose che il destino ci pone davanti. E per qualcuno con una forza effettivamente potrebbe essere veramente anche il rinnovo di un affitto, di una locazione, non solo di un posto di lavoro. Qua si parla di burocrazia, sì, secondo me sì, più di burocrazia che amore, o comunque più di lavoro, affari, situazioni di cambio di lavoro, situazioni di riscossione di crediti o situazioni anche di magari sblocco di soldi, eccetera, eccetera, piuttosto che di amore. Sì, qua secondo me di amore non se ne parla quasi per niente. Al massimo ci può essere il chiudere una relazione, se proprio pensi all'amore, per riaprirsi, per darsi una nuova possibilità con qualcuno del passato. Però
Però anche qui c'è da lottare. Andiamo a vedere che cosa vogliono consigliarti gli oracoli. Iniziamo col Woodland Wardens. Comunque ritengo la variante 1 una bella variante. Allora, il gatto selvatico e il prugnolo. La carta del gatto selvatico e il prugnolo parla appunto della capacità di gestire le proprie energie, un po' come già ti ho detto, soprattutto riuscendo a mimetizzarle, un po' come appunto fa il gatto selvatico. Il prugnolo invece è un arbusto spinoso ricoperto di bacche agrodolci che possono appunto avere anche delle spine, come si vede nell'immagine, la pianta ha delle spine. E quindi qui va a dire, un po' come ti dicevo io, di non poi sprecare troppe energie, perché qua alla fine sei una persona che combattendo con molta determinazione, con molta anche lentezza sicuramente, però con la certezza che comunque il tempo è galantuomo, il tempo restituisce tutto. Qua probabilmente vai appunto a affrontare e chiudere un difficile viaggio, come ci dice la carta. Però se tu riesci a capire come, una volta che un evento del destino ha influenzato in maniera decisiva la tua vita, quindi tutto ciò che c'era prima va un po' rilasciato, va un po' lasciato a se stesso senza buttarci troppa energia, la carta ti dice: le bacche sono spesso un frutto ancora più dolce di quanto già siano. Quindi ecco qua una bella soddisfazione, ti ripeto, per la quale si è combattuto molto, che arriva, però ti dice: non sprecare energie, vai oltre dopo, non soffermarti, hai vinto quella causa, ok, va bene, procedi oltre, non indugiare, non fare ricorsi, non fare, hai ottenuto quel finanziamento. Puoi finalmente avviare una tua attività o comprarti una tua casa? Ok, non stare a rivangare a chi diceva non ce la farai mai, cioè, lascia rifare. Hai tagliato quella situazione di coppia e vuoi tornare indietro da qualcuno? Ok, però tagliala veramente, non dire taglio, però non lo so perché alla fine, se vuoi tagliare, taglia. Qui devi essere molto deciso, risoluto, risoluta. Devi riuscire a cogliere al balzo una grande opportunità che la vita ti offre per rimediare un pochino al grande numero di energie che hai speso in questi tempi precedenti. Quindi non agire neanche frettolosamente, ti dice la carta, e soprattutto cerca di capire quale atteggiamento potrebbe essere il migliore per te. Direi che ci hanno ribadito in maniera abbastanza mirabile quello che era già uscito dalle carte del Samairami Tarot. Vediamo un po' per te che hai scelto la variante dell'ossidiana rossa. Medea, Magic. Allora, che sarebbe magia, ovviamente. Allora, anche la carta di Medea parla dell'adeguato nutrire quelle che sono le proprie energie. In particolare, la carta di Medea fa addirittura riferimento a quella che può essere l'omeopatia, quindi il riuscire a curare il proprio corpo attraverso una medicina tradizionale che aiuta anche quella che è la nostra sfera interiore. Questo perché? Perché bisogna saper riconoscere, dice la carta, quali sono quei farmaci. Ti apro una breve parentesi, ti ricordo che farmacos, che viene dal greco, veniva regolarmente usato in magia. Questo lo dice Fritz Graff, un grande studioso di storia della magia, in un libro famosissimo, La magia del mondo antico, e quindi farmacos come rimedio che
più che farmaco, per come lo intendiamo oggi, era naturale, era un qualcosa che si armonizzava con le energie della natura. Ecco, qua ti dice che fondamentalmente, chiudendo la nostra parentesi di dissertazione storica, che fondamentalmente devi saper riconoscere quali sono quelle energie che ti, un po' come diceva anche il Prugnolo, che ti nutrono veramente. E forse veramente qui fanno riferimento all'omeopatia, perché anche il Prugnolo ti parla di assaggiare delle bacche, quindi magari qua potrebbe essere veramente la necessità di affrontare questo periodo attraverso qualche tipo di preparato omeopatico che magari ti aiuti a mantenere la lucidità in un momento in cui la tensione sta crescendo nell'attesa di uno sblocco definitivo ad una situazione che ti preoccupa. Sblocco che ci sarà. Però, come ti ho detto prima, devi essere pronto o pronta a prendere la palla al balzo, perché il problema qual è? Prima di chiudere, che questo treno qua lo vedo passare una volta sola. Quindi fai molta attenzione, perché se lo perdi, il rischio è che questo 6 di coppe mi diventi un rimpianto. Non ti dico che sarai condannato, condannata a non ripetere più, però magari devono passare anni prima che si ripresenti una situazione del genere, eh? Quindi per te c'è una grande occasione, soprattutto a livello di sblocco nel materiale, oppure, se proprio, ti ripeto, vogliamo metterla sull'amore della possibilità di riallacciare i rapporti con qualcuno, ma ce lo vedo meno. In generale ci vedo una grande possibilità di sblocco nella vita materiale, soprattutto per quanto riguarda la tua autonomia, non farti troppo condizionare dagli altri. Vedi di prendere questa occasione al balzo, perché non ricapiterà molto presto. E soprattutto, se necessario, aiutati anche con qualche preparato omeopatico che ti aiuti a mantenere la serenità. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della rubifuxite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della rubifuxite, quale porta si aprirà entro la fine dell'estate del 2023. Quale porta si aprirà per te che hai scelto la variante della rubifuxite? Giano, Giano è il dio delle porte dei Romani. Giano rappresenta il dio di tutti gli inizi. La carta indica infatti un nuovo ciclo, un nuovo inizio. Per scoprire in maniera più dettagliata di che cosa si tratterà, bisognerà considerare attentamente le carte circostanti, ci dice il manualetto, che possono indicarci quale settore della vita del consultante sarà maggiormente interessato dal cambiamento. Possiamo comunque star certi che si tratterà di una novità particolarmente significativa. Il consultante potrà aspettarsi l'avvento di un nuovo periodo della sua vita che può, a seconda del contesto, tradursi in un nuovo lavoro, una nuova relazione sentimentale, un'opportunità in attesa o anche semplicemente una fase diversa anche a livello spirituale. Un approccio nuovo e più fresco alla vita, a determinati problemi, una presa di coscienza, una vera e propria rinascita, insomma. La carta può rappresentare anche una figura maschile da cui può dipendere l'esito di un quesito, o comunque una figura importante che domina una situazione, qualcuno che probabilmente aveva un'influenza decisiva già in passato per il consultante e che continuerà ad esercitarla anche in futuro. Un padre, un amico, un fidanzato, un marito, eccetera, eccetera. Quindi comunque la carta di Giano è una carta estremamente positiva, perché
o un'opportunità di rinascita, oppure magari quella che è una figura di mentore, di guida, che in un certo senso ci aiuta in un momento particolarmente delicato. Andiamo a vedere con il Samairami Tarot, ultimo dei cinque mazzi, ultimo in ordine di tempo di presentazione, ma non certo ultimo per bellezza, un mazzo veramente straordinario. In dettaglio, per te che hai scelto la variante della Ruby Fuxite, che cosa succederà in questa estate del 2023 alla luce della carta di Giano? Ok, direi che può bastare. Vediamo un po' dov'è che questa carta porta la sua influenza. La ruota di fortuna sembra più un cambiamento o comunque un mutare di qualche tipo di evento. Ancora non ci dice la natura di questo cambiamento. Guarda come sono belle le carte di questo mazzo, è fantastico. Il 9 di coppe. L'8 di bastoni. Il 6 di spade. Ci sono due carte di spostamento, 6 di spade e 8 di bastoni. E una carta di 9 di coppe, una carta di grande abbondanza, ma che richiede ancora una determinazione, uno sforzo, una decisione per essere completamente concretizzata. Con un 6 di spade anche una possibilità che forse al momento non vediamo, ma che può crescere con un 8 di bastoni, carta di spostamento, carta di campagna, carta di fioritura, carta di rinascita effettivamente. L'eremita. Guarda come è disegnato bene l'eremita in questo mazzo. Finalmente un mazzo che rende giustizia anche a Cronos. L'imperatore, anche l'imperatore, sono bellissime queste carte. Il 5 di coppe. Per la maggior parte delle persone si tratta dell'avvio di una relazione a distanza, perché queste carte di movimento con un imperatore, un eremita che diventa imperatore, e un 9 di coppe che mi rappresenta un grande potenziale, però come dice l'eremita, un po' lasciato lì a meditare. Poi questa carta dà una bella, diciamo, espressione visiva di quello che è il concetto appunto di attendere, di prendersi il suo tempo, anche di cercare di capire, di meditare appunto su una scelta che magari ancora non vogliamo fare, non perché non ci piace, ma magari perché stiamo valutando tutte le opzioni di una possibilità o forse anche più opzioni. Ok, per la maggior parte delle persone credo che sia questo, perché poi ci sono due carte di viaggio, un qualcosa che viene alla luce, non necessariamente dall'altra persona, potrebbe essere anche da te che stai guardando, magari anche di fronte mi viene a mente anche una cosa qua con un 5 di coppe, magari te la dico dopo, se no metto troppa carne al fuoco. Ecco, qua secondo me un eremita diventa imperatore con un 8 di bastoni che è una fioritura e un 6 di spade che è poi appunto il concedersi nuove possibilità e un 5 di coppe il rinnovamento affettivo. Quindi il discorso della relazione a distanza mi ci sta tutto. Quello che ti volevo dire è che per alcuni
non certamente per tutti, questo 6 di spade potrebbe rappresentare un po' il destino che ti gioca un brutto scherzo. Magari non sai deciderti su quella determinata persona, stai cercando di capire, o stai cercando magari anche di non solo di capire se tu vuoi l'altra persona, ma anche se veramente l'altra persona ti vuole. Ecco, questo 6 di spade potrebbe rappresentare l'altra persona che si apre un'altra possibilità, e quindi a questo punto il tempo stringe e uno dice: ok, mi rivelo, provo, mi butto. Perché il 5 di coppe ha sempre comunque, diciamo, una nota un po' di amarezza. È come se tu questo passo lo dovessi fare in maniera forse anche un po' frettolosa. Quindi per la maggior parte io credo proprio che sia l'avvio di una relazione, una frequentazione a distanza, perché carte come 8 di bastoni e 6 di spade sono proprio carte di movimento, e qui appunto c'è l'idea di sdoganamento da una situazione di meditazione a quella di un appunto imperatore, che poi alla fine è quello che decide. L'eremita è vero che è il perno del tempo, quindi fondamentalmente il tempo se lo lascia scivolare addosso, però è proprio questo, diciamo fra virgolette, perché poi è un grande pregio, il problema dell'eremita è che si dà tempo anche quando forse non dovrebbe darsi tempo, quando un po' questo 9 di coppe ti dice: guarda, i tempi sono maturi, fai una scelta. E invece questo imperatore il tempo non se lo pone nemmeno come problema, vuol fare, vuol veder fiorire appunto quelle che sono le proprie aspettative. Principalmente secondo me qua si può parlare proprio di situazione legata all'affetto, all'amore, e sicuramente questa è una nuova occasione in campo affettivo che si è ponderata a lungo. Questo mi viene da dire come prima interpretazione di queste carte. Se dovessimo parlare di lavoro, effettivamente un eremita ed un imperatore hanno un grande perché a livello lavorativo. L'eremita è il maestro, lo studente, colui che comunque riesce a costruirsi un percorso. Attenzione, studente qui non va inteso solo nell'accezione più classica, cioè la persona che sta seguendo un percorso di formazione in una scuola, in un'università, eccetera. Va inteso anche come persona che magari fa il corso di aggiornamento, fa l'investimento, si prepara studiando determinate materie per uno step lavorativo importante. Ecco, qua c'è comunque un discorso di avvio alla professione, perché possono essere anche queste l'attesa con la concretizzazione, la fioritura, quindi anche il discorso lavorativo, oppure appunto lo step importante, però sono sempre legate ad un concetto di trasferimento, e questo forse potrebbe magari appunto avere un attimino di retrogusto, perché laddove in amore ci vedo l'improvvisa rivelazione che mette fretta e che quindi porta una storia ad un livello forse più alto, di completezza maggiore rispetto a quello che può essere in questo momento. Magari in questo momento è semplicemente un'affinità, una simpatia, oppure magari c'è un inizio ma è un po' traballante, e di fronte alla rivelazione che ci sono altre possibilità qua si decide un po' di affrettare i tempi. Nel lavoro potrei vederci un miglioramento netto, dove poi alla fine qua bisogna prendere una decisione su un eventuale trasferimento, che secondo me questo potrebbe essere. Per quanto riguarda anche il discorso economico, quello ce lo vedo molto 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 meno, purtroppo. Tutto ciò che è inerente a bonus, finanziamenti, cause legali, eccetera, ce lo vedo molto meno, perché probabilmente qua la situazione deve ancora far uscire delle potenzialità, soprattutto qualora ci siano cause legali o magari anche delle prove, magari anche delle decisioni da prendere, che anche qui portano ok al rinnovamento, però è un po' forzata come interpretazione. Secondo me se tu stai pensando principalmente ad una di queste opzioni potresti provare a cambiare variante, perché questa secondo me è più sui nuovi inizi, in termini proprio non di continuità. La continuità te la posso dare se c'è una simpatia con qualcuno, però qui è proprio in termini di nuovi inizi che vanno un po' a ribaltare
tutta una situazione o appunto a renderla definitivamente stabile al di là dei traballamenti. Quindi ci metto l'amore come possibilità che comunque comporterebbe un rapporto a distanza, ci metto il lavoro con il trasferimento. Posso metterci anche il trasferimento di casa, ma anche quella mi sembra molto forzata. Qui secondo me con un giano e con una ruota si parla più di amore, perché sono comunque due carte di destino, e soprattutto la ruota, ma anche Giano di per sé, una carta importantissima. Giano è una divinità appunto che presiedeva anche al passaggio dell'anno, gennaio viene da Giano fondamentalmente, quindi è molto importante come carta di passaggio, che però rappresenta sempre l'idea di un viaggio, di uno spostamento, in alcuni casi addirittura potrebbe essere all'estero. Non sarà per tutti anche qui, però secondo me qua principalmente si parla di situazione d'amore che va a consolidarsi con, potrebbe essere con una figura che già conosci, con cui magari c'è, sarà per pochi questa interpretazione. Io tendo sempre a dare più possibilità di interpretazioni, perché magari ognuno possa riuscire a comprendere come le energie direzioneranno un pochino gli eventi. Però qui secondo me si parla principalmente di amore. Ti ho voluto dare anche il discorso lavoro, perché comunque alla fine secondo me con una carta di imperatore e forse anche con una carta di sei di spade ci sta. Però quello che qui mi dicono è di affrettare i tempi, perché appunto ci sono cose che potrebbero uscire che ancora non sono palesate. E quindi ti ho portato l'esempio di chi magari ha un po' un rapporto traballante, poi un certo giorno l'altro o l'altra gli dice: sai, mi sto avvicinando ad un'altra persona. Qui si corre un po' ai ripari, capisci? Però è un nuovo inizio con una figura di riferimento che, soprattutto in amore, porta comunque nuovi orizzonti importantissimi di crescita, di evoluzione. È molto buona, però qui è sensibile della tua determinazione a voler riuscire ad arrivarci appunto a questo traguardo, mi viene da dire. Andiamo a vedere con gli oracoli, Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante della Ruby Fuchsite. La tartaruga e il coriandolo. Allora, la tartaruga e il coriandolo aggiunge un paio di considerazioni in più che è importante fare. Innanzitutto parla, come dicevo prima, di possibilità o magari anche sfumature di una situazione che non abbiamo ancora ben chiare, e quindi ci dice: ok, medita, ok, pensa, ok, scegli, ok, prenditi il tuo tempo, però scegli anche di arrivare, perché comunque ci sono input, situazioni, possibilità che ancora non conosci. La seconda cosa che ci dice, torna un po' a riportare in ballo, sentivo prima di dirtelo, il valore del tempo. La tartaruga e il coriandolo ci dice: prenditi il tuo tempo, ok, sono d'accordo. Però ci dice anche, delinea una strategia, perché qui soprattutto se si parla di quelle situazioni un po' traballanti o comunque di quelle situazioni in potenza, sembra che qui strategie ancora non ce ne siano, non ci sia ancora una decisione. Quindi la tartaruga ti dice, dà un'energia di eremita, come abbiamo visto prima, che si lascia scivolare un po' le cose addosso. Qua devi diventare un'energia di imperatore. Devi diventare un po' un'energia di chi il tempo lo plasma. Poi, per carità, anche l'imperatore, essendo un numero 4, ha una stabilità, quindi anche lui, poi come natura taurina, io sono toro, quindi lo so, il toro di solito ci pensa 15 anni a una cosa, poi quando parte però non lo fermi più. Ecco, qui ti sta dicendo, guarda, arrivare comunque arrivi. Il problema, uno, ok, prenditi i tuoi tempi, ma delinea una buona strategia, cerca di sapere veramente che cosa vuoi. Due, sappi che in arrivo, quindi lo va a ribadire,
ci sono delle sfumature di una situazione, soprattutto mi viene da dire a livello affettivo, che ancora non conosci. Quindi fai attenzione a questo. Andiamo a prendere anche l'Ancient Feminine Wisdom, per te che hai scelto la variante della Ruby Fuchsite. Penelope, la fedeltà. La fedeltà che Penelope chiede non è agli altri, ma è a se stesso, a se stessa. E quindi torna un po' a ribadire il fatto che devi essere fedele, devi essere in linea con quello che ti sei proposto, proposta. Qui è un po' come se tu fossi, torno a dirti, soprattutto a livello affettivo, indeciso, indecisa su che passo fare. Qui ti viene a dire, la prima ti viene a dire delinea un obiettivo, quindi prendi una decisione già da ora e poi lavoraci sopra. La seconda ti viene a dire comunque non peccare di incostanza, perché gli imprevisti comunque ci saranno. Ed ecco che se tu questo nuovo inizio lo vuoi, questa ruota, gli devi dare un pochino una spinta, ovvero devi tu scegliere come mettere in moto tutto questo concatenarsi di situazioni che ti porta poi appunto ad aprirti una nuova prospettiva con un qualcuno che secondo me già qua conosci. Il tempo sta aspettando solo te, il tempo ti sta concedendo tempo, perdonami il giro di parole, però lo sta facendo perché tu possa scegliere qual è il traguardo che vuoi darti, perché se tu non scegli, qua il tempo comunque ti rivelerà delle ulteriori possibilità che però non saranno per te, soprattutto a livello affettivo, ma saranno per l'altra persona, quindi potrebbero portarti poi al rimpianto. Questo 5 di coppe ha due significati principalmente: il rinnovo affettivo oppure il rimpianto. Tu puoi scegliere quale dei due privilegiare. Se vuoi il rinnovo affettivo, poniti un obiettivo e pur dandoti tempo, pur lavorandoci sopra, cerca di essere fedele a questo obiettivo e cerca di incrementare la cosa. Se invece preferisci fare un po' al fato, preferisci che qui si prendano altre strade e questo 5 di coppe diventi rimpianto, secondo me qua puoi stare anche fermo, puoi andare anche o ferma, puoi andare anche lentamente, però non so quanto ti convenga. Qui c'è una bella situazione che per te si può aprire solo se tu accetti di viverla, fondamentalmente accetti di darti questa possibilità. Questo può valere anche per il lavoro, secondo me, in un certo senso, ovvero alla fine se spostassimo la griglia sulla esperienza lavorativa, anche qui ti dice ok, prenditi il tempo, scegli la strategia, però poi mettila in atto, perché altrimenti queste possibilità, invece di andare ad aprirti nuove prospettive di realizzazione, ti porteranno comunque a quella che è una situazione un po' di fermo, di stasi. Quindi qua devi dare un po' un colpetto al destino, tu devi decidere un obiettivo e una strategia che sicuramente già in potenza hai nella tua vita, soprattutto se si tratta di amore, e dare un po' una mano al destino, dire guarda, io voglio arrivare qui, l'universo ti sta ascoltando fondamentalmente, però se non ci metti un po' le mani tu, se non, e questo comunque viaggio io lo vedo ad ogni modo, perché comunque alla fine è uno spostamento che ti toglie un po' anche forse dalla tua quotidianità per aprirti nuove possibilità. Mi viene anche da dirti che se non ci fosse nessuno qui, potrebbe essere il ripalesarsi di un qualcuno che già conosci, e sempre comunque si tratta di un qualcosa che porta una distanza fisica o mentale, nella maggior parte dei casi è proprio una distanza fisica che vai a coprire per darti una nuova possibilità di vita. Un po' più battagliata questa seconda variante, però comunque molto bella. Ti ringrazio per
averla seguita. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'opalite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'opalite e quale porta si aprirà entro la fine dell'estate del 2023. Per te che hai scelto la variante dell'opalite. La falsa porta. Perché la falsa porta? Andiamo a vedere perché. La carta della falsa porta mette in guardia il consultante riguardo a situazioni o persone poco cristalline. Può trattarsi di una proposta allettante che non corrisponde a verità o di una persona che cerca di illuderci con false promesse, facendo anche leva sulla nostra ingenuità o sulla nostra buona fede. La carta può riferirsi ad un'offerta di lavoro ambigua, i cui termini si riveleranno presto essere molto diversi da quelli che ci sono stati presentati, oppure a una persona che cerca di abbindolarci e dimostrarci solo alcuni lati di sé. Può anche avvertirci che stiamo imboccando un vicolo cieco, una strada senza uscita che non ci porterà da nessuna parte. La carta invita pertanto alla prudenza e a riconoscere i propri progetti e obiettivi basandoci su noi stessi e sulle nostre forze, anche se ciò potrebbe richiedere tempi più lunghi piuttosto che su facili scorciatoie offerte da persone inaffidabili. Bel casetto umano è uscito allo scoperto. E noi andiamo a vedere col Samirami Tarot chi è questo casetto umano che cercherà un po' di tirarci un po' un inganno, una beffa. Andiamo a vedere. Magari è un ritorno, magari è una persona nuova o magari una situazione allettante. Per te che hai scelto la variante dell'opalite. Il 6 di spade. Allora, è una carta che parla di ciò che ancora non sappiamo, quindi probabilmente si tratta di una situazione che al momento non riusciamo a mettere a fuoco, a immaginare, di rivelazioni, ma anche dell'allontanamento dal pericolo, quindi ti dice fai attenzione, però ancora il 6 di spade è comunque una carta di nuove prospettive, eh? Fai attenzione perché qui ancora forse non c'è il 2 di denari, ancora forse non ti è chiaro bene la portata di questo incontro o evento. Il 2 di denari è un ripensamento, l'imperatore. Il bagattello. Qui potrebbe trattarsi o di un ritorno, perché un 2 di denari è comunque il ripensamento, ma anche lo spostamento, o di un'offerta lavorativa che in realtà è molto inferiore rispetto a quelle che sono le aspettative. È sempre un qualcosa di ingannevole. Quindi qua ti testa un pochino la tua capacità di rimanere centrato, centrata. Però prima di dire che è una variante negativa, anche perché si chiude con un bagattello che proprio negativo non è, andiamo a vedere che cosa ci dicono. Il 7 di bastoni.
il carro. Il giudizio. Allora, al di là della presenza di un giudizio, un imperatore su carro è la volontà di chiudere, secondo me, un periodo travagliato. Quindi io credo che qui ci sia proprio il ritorno di qualcuno, che però non è proprio il top della pulizia, anche perché io ho due carte di determinazione, il 7 di bastoni, sempre molto assertivo nel prendere una posizione di fronte a un 2 di denari, anzi sotto un 2 di denari, che è una carta di ripensamento proprio delle proprie posizioni, di valutazione di tutte le opzioni, ed un imperatore che mi diventa un carro, quindi una durezza caratteriale che alla fine diventa un'evoluzione caratteriale, c'è una scelta di chi? Di un bagattello che si manifesta come giudizio, un nuovo inizio che però in realtà parte da un qualcosa che già conosciamo. La carta del giudizio è il risveglio anche, risveglio si può intendere non solo come risveglio spirituale ma anche risveglio in quanto presa di coscienza, presa di consapevolezza che quella tal persona, tal situazione ci dava, magari abbiamo scelto di allontanarci, parlo dell'altra persona. Io credo che qui fondamentalmente ci sia un ritorno. Sì, anche se fosse a livello... Allora, io a livello lavorativo non te la posso dare brutta in realtà, perché con un bagattello e un giudizio non sono carte brutte per il lavoro, ma nemmeno un imperatore e un carro sono carte brutte per il lavoro. Forse per il lavoro, se proprio vogliamo parlarne, o anche per tutto ciò che riguarda le relazioni sociali in generale, potrebbero esserci, sì, situazioni che promettono mari e monti, poi invece danno in maniera minore, però non sono così terribili, perché poi alla fine bagattello e giudizio, beh, dai, il lunario si sbarca e si riesce ad andare avanti, si riesce tranquillamente a vivere una vita più che dignitosa, mi viene da dire. Quindi, per esclusione, l'unica che mi viene qua è proprio il discorso del ritorno, del riaffacciarsi di un qualcuno, anche di lontano, nel tempo o nello spazio, che ha avuto un ripensamento sul conflitto, viene con una proposta di pace, un po' anche... come vedi questo bagattello, che è vero, questo è più un gesto di magia, ok? Però portato nei confronti di una situazione un po' come quella che sta uscendo, qui secondo me c'è qualcuno che ti alza questo bastone e ti dice guarda, vengo in pace. Quindi qui è un ritorno di un qualcuno che però non è pulito, non è pulita. Sì, è riaffacciarsi di un qualcuno. Qui mi sto spremendo un pochino per trovare altre interpretazioni, ma secondo me, perché ti ripeto, allora, con la carta della porta, della falsa porta qua, e con un 6 di spade che ti dice allontanati da questo pericolo, se fosse un discorso lavorativo, io qua avrei carte che me la mandano in negativo. Un giudizio può essere, ok, tagliare una situazione nuova, quindi magari ti fanno quella tal proposta, ma tu non accetti. Però, ecco, in quel caso forse non ci sarebbe bisogno di tutta questa stesa di carte, non ci sarebbero tutti questi moniti, questo carro, questo imperatore, che comunque vanno a parlare proprio della volontà di premere sulla... determinazione sui tratti caratteriali anche di una persona. Quindi secondo me qua, se si tratta di una proposta di lavoro ingannevole, te ne lavi le mani e lasci perdere. Mentre invece se si tratta di una persona che ti fa leva sul ripensamento, ti fa leva sul discorso di anche, secondo me, qui di sessualità, con un giudizio, un carro, un imperatore anche un po' e un bagattello, però resta fondamentalmente, vedi, una persona ambigua che parte come imperatore su carro e finisce come bagattello. Ora, imperatore e carro sono sempre ben definiti come personalità,
bagattello è sempre un qualcuno che comunque deve vendersi. Ed ecco che si ripresenta in pompa magna suonando le trombe. Quindi secondo me qui c'è poco da girarci intorno. Non faccio per far durare meno la variante, ma credo che qui si parli proprio del riapparire di una persona del passato che cerca di vendersi nella maniera più pulita possibile, ma che poi in realtà pulita o pulito non lo è affatto. Voglio buttartici giù un'altra carta. Questo mazzo è veramente stupendo. Vediamo un po' perché che hai scelto la variante dell'opalite. Poi, quello che voglio dire, quando si parla di ritorni, uno pensa subito all'ultima ex con cui magari c'è, magari con questo 6 di spade non è proprio l'ultima, magari è una persona di anni e anni fa, che però magari non ha ancora elaborato quelli che sono i suoi tratti caratteriali negativi. Con un 7 di bastoni potrebbe essere una persona estremamente gelosa o possessiva. Il matto. Però sembra che ci sia molta chimica fra voi. Forse questo potrebbe darti un indizio su chi è. Il matto è una carta di estrema libertà e anche di gioco erotico, inteso come seduzione o proprio anche come gioco erotico, se proprio vogliamo dirla tutta. E qui potrebbe essere qualcuno che torna perché la chimica è molto forte. Oppure, ti do un'altra interpretazione, qualcuno che per un caso del destino incontri di nuovo, con cui c'era una chimica forte, che però non è cambiato, non è cambiata. E può essere anche una persona di anni e anni fa, ti ripeto, non deve essere per forza l'ultimo caso umano che hai già archiviato. Qui magari è un qualcuno di molto in là nel tempo. Andiamo a vedere con gli oracoli, per te che hai scelto la variante dell'opalite, perché poi anche quando si fanno i consulti personali mi dicono ma ormai sono passati 5-6 mesi e io ho visto ritorni anche dopo 10 anni, 25 anni e leggo tarot, sono un vecchiaccio malefio. Il cavallo e la campanula. Allora, la carta del cavallo e la campanula va a parlare dell'attenzione, dell'accortezza che dobbiamo usare in una particolare situazione, anche e soprattutto una situazione che comporta una lunga distanza nello spazio e nel tempo, come già ci diceva il 6 di spade. Sii calmo e costante, il tempo per realizzarsi si presenterà in futuro, per ora concentrati su te piuttosto che su una ricompensa momentanea che appunto può apparire illusoria. Attenzione perché il giogo potrebbe diventare pesante. Ricorda che hai iniziato il tuo viaggio e se le tue motivazioni sono forti continua a camminare, continua a percorrere la tua via. I tuoi sforzi ti renderanno più forte. Secondo me qui è un po' come se fosse una prova un po' del destino. Ora, bisognerebbe che a parte il destino dirgli, senti destino, che palle, sempre prove, ma una gioia, veramente. Qua secondo me è proprio una qualcosa che viene dal passato un po' a testare anche il tuo cambiamento. Certo, il caso umano di turno non è certo consapevole di venirti a testare, ma l'universo sì. Ora, mandiamogli una mail a questo universo e diciamo, senti, test ne ho fatti tanti, magari se mi dai anche l'attestato male non sarebbe. Però qua è un qualcuno, ti ripeto, che viene un po' anche per testare il tuo grado di centratura. Poi, ragazzi, una botta ci sta, voglio dire, non è che, per carità, alla fine se c'è questa chimica, e secondo me c'è anche, qua. Andiamo a vedere con l'Ancient Feminine Wisdom.
Perché se no, caspita, mica siamo qui a fare la vita dei carmelitani scalzi. Ci mancherebbe. E potrebbe anche essere qualcuno che ha già una relazione, qualcuno che è impegnato. L'intuizione, Cassandra. La carta di Cassandra dice fondamentalmente che bisogna ascoltarsi e soprattutto ascoltare anche gli input esterni che l'universo ci manda. Quindi va a un po' a confermare quanto detto finora inerente al riapparire di una persona problematica che con ogni probabilità vuole rientrare nella tua vita attraverso la seduzione. Mi viene anche da pensare che la carta di Cassandra parli anche della possibilità che c'è che questa persona tu l'abbia sognata di recente o che magari tu possa sognarla prima che questa decida di rientrare nella tua vita. Quindi magari l'input esterno dell'universo è questo. L'avere appunto una sorta di preveggenza, un po' come Cassandra, sai, era la veggente a cui fondamentalmente non credeva nessuno, quindi un po' come se magari questa persona ti fosse annunciata o da un sogno o da un segno qualsiasi, o anche semplicemente da un sentire, da un'intuizione, quella persona che ti torna a mente dopo un periodo di tempo più o meno lungo. E che tu dici sì, ora chissà cosa farà, chissà dove sarà, e paradossalmente pochi giorni dopo te la ritrovi o te lo ritrovi davanti. Quindi può anche essere una sorta di profezia questa carta di Cassandra. Ora però c'è anche da dire che la carta di Cassandra è l'intuizione. Questo secondo me un po' con questo matto è molto interessante perché ci va a dire che qui tu potresti accogliere la sfida. Potresti accogliere la sfida di far rientrare questa persona nella tua vita, nonostante un po' quelle che sono le dinamiche o i segni dell'universo, delle altre persone, di non farlo, farla rientrare. Questo perché? Uno, perché c'è una grande chimica, come ti ho detto prima. Due, perché comunque alla fine qui è come se tu accettassi la sfida, un po' come se tu decidessi. Anche perché probabilmente qua la persona è cambiata, ma sei cambiato o cambiata anche tu. Come se tu decidessi di testare veramente da solo, da sola, la tua volontà, di, riuscire a gestire una situazione così problematica. E secondo me con queste carte finali non è che ti vai a scottare, anzi, probabilmente si scotta l'altro o l'altra. Però, ecco. È come con la carta di Cassandra, se tu alla fine un po' andassi contro il buon senso, però alla fine lo facessi perché dentro qualcuno ti dice di percorrere questa strada. Ci sono un po' queste situazioni dove siamo appunto in una sorta di instabilità, però diciamo dai, però voglio provarci, voglio capire, voglio vedere, devo passare da qui, lo sentiamo nel profondo. Io ti vedo fare uno step del genere. Mi saprai dire. Io ti auguro ogni felicità, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Tre varianti che ci hanno raccontato quale porta si apre per noi entro la fine dell'estate, ma ci hanno anche detto quale sarà la nostra reazione, che cosa sceglieremo di fare. E in almeno un paio di casi, se sceglieremo secondo il nostro libero arbitrio, magari di non varcare quella soglia. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto. Se così è, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Da Cronos e da Pico, ciao! Di presentare le tre varianti dell'interattivo di oggi che sono l'ossidiana rossa per la prima,
Il cazzo è andata benissimo. Vedere con le nostre tre varianti, ma soprattutto con due mazzi nuovi, vaffanculo, rifalla. Questo ci tengo a dirlo perché in un paio di varianti è successo un po' un cazzo, perché la devi fare. Appunto, approfondiremo con un altro mazzo nuovo, anche questo molto famoso e giustamente anche molto bello. Era il contrario, era molto bello e giustamente anche molto famoso, da capo. Finissima, mancano pochi giorni al solstizio, l'estate astronomica, perché vaffanculo, lo celebre, è anche molto bello l'oracolo delle porte che hai già visto durante l'ultima... vaffanculo. Andremo a vedere con le nostre tre varianti qual è quell'evento, quella situazione, quella minchia conosciuto. Ma passiamo alle nostre tre varianti, la prima sanea... Ciao, benvenuto, benvenuta, questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero affanculo.